Vi ringrazio compagni di avermi invitato, soprattutto per ricordare Ololo, al quale volevo tanto bene. Eccoci, e adesso purtroppo sono un po' invecchiato, non riesco a fare esperienze dirette di costruzione del comune, e però continuo così a tentare di studiare, di seguire quello che avviene. E mi sembra quindi di poter dare nient'altro che un contributo parziale, ovviamente, data la mia condizione, a questo vostro esistere, a questo vostro lavoro come comune, un lavoro che, da quello che ho sentito, da come sono informato, di tanto in tanto mi viene riportato come qualcosa di estremamente importante. E sta di fatto che anche la vostra esperienza entra un po' in un quadro generale. Il quadro generale è segnato da una congiuntura che però mi sembra, appunto, date queste presenze di istituzioni del comune, di istituzioni nelle quali di momenti di costruzione di cooperazione, solidarietà, di strumenti di aiuto ai nostri compagni, alla popolazione esistente in condizioni di necessità e di bisogno. Boh, tutto questo va benissimo, solo che mi sembra che siamo in un impasse profondamente profondo, sia per quanto riguarda le mobilitazioni transfemministe ed ecologiste, sia per quanto riguarda gli avanzamenti sul terreno, appunto, della Costituzione, di strumenti di intervento sulla riproduzione in generale. Perché questo? Direi che c'è una prima perché e dove queste difficoltà in cui ci troviamo oggi. La prima difficoltà riguarda veramente il basso continuo delle lotte che hanno comunque attraversato la pandemia e i mesi successivi alla fine della sua fase acuta. Sono state lotte sui luoghi di lavoro, lotte per i diritti, lotte sul terreno della sanità e della scuola, lotte sul più ampio terreno della riproduzione sociale. A quelle lotte è corrisposta una modificazione significativa delle politiche europee, che per alcuni mesi almeno, fino all'esplodere della guerra russo-ucraina, si erano poste il problema della mutualizzazione del debito e si erano aperte la possibilità di significativi aumenti di spesa, mobilitando risorse per ricostruire società ed economie ridotte allo stremo dai 2 precedenti anni di pandemia, di lockdown. La proliferazione molecolare delle lotte, pur costante, capace di straordinaria durata e tenuta, non è stata però capace di mordere, cogliendo l'occasione per criticare, radicalizzare e riorientare i contenuti e le proposte del piano Next Generation dell'Unione Europea, assieme alle sue ricadute nazionali. E questa è la prima cosa che bisogna notare oggi, in questo momento particolarmente grave, in particolare in Italia, dato lo spostamento generale del sistema politico verso destra. La seconda notazione va fatta riguardante la guerra. E insieme alla sua feroce realtà, che è fatta di morti, di devastazioni, di oscene crudeltà, c'è l'altrettanto cruda realtà di un'economia di guerra che ridefinisce integralmente gli scenari sul medio e sul lungo periodo, non soltanto per l'evidente scarto imposto alle politiche economiche, dal previsto incremento della spesa per welfare agli investimenti sul riarmo, dalla mutualizzazione del debito alla socializzazione dei costi della crisi energetica, dall'espansività monetaria alle politiche di deflazione, ma anche per il radicale cambio di rotta
che la subalternità alla NATO ha imposto all'Unione Europea, riducendo ulteriormente i suoi ambiti di manovra. Un'Europa che evidentemente la posta in gioco del riarticolarsi centrifugo e multipolare dei differenti spazi imperiali. Noi dobbiamo parlare di convergenza delle rotte, le abbiamo viste questa convergenza delle rotte nelle fasi più dure, ma poi tutto questo si è placato. Ora parlare di convergenza delle rotte devi assumere il dato materiale della loro difficoltà di articolazione e assumere questa critica è necessario oggi. E però il praticare la convergenza lo si deve forse intendere ancora in termini più radicali e costituenti. Convergere può voler dire confluire, e cioè unificare traiettorie su un punto di convergenza già determinato. Ma può anche voler dire che un insieme di forze si combinano, trasformando e intensificando tanto se stesse, quanto il piano su cui compongono la loro forza collettiva. Convergere in tal senso può voler dire, come ci mostrano le esperienze di nuovo municipalismo in Europa e Nord America e i nuovi blocchi progressisti in America Latina, come per esempio il patto storico in Colombia che ora ricordavamo, impegnarsi nella costruzione di costellazioni politico-istituzionali nelle quali sperimentare modalità inedite, nuove, di incontro tra le forme classiche della rappresentanza politica e i movimenti emergenti del comune. È piuttosto evidente che ciò che entra in gioco nella fase che si apre è la capacità dei movimenti di accedere alla seconda delle due accezioni qui riportate, e cioè all'accezione, quell'accezione che significa costruire aggregazione potente, aggregazione costituente, aggregazione del nuovo, dal livello microfisico della messa in relazione e del mutuo soccorso tra le lotte, all'individuazione di una prospettiva in grado di aggredire dal basso l'agenda europea, la sua economia di guerra, la sua gestione economica e sociale, che tra le contrazioni della spesa, i rincari energetici, l'accelerazione dell'inflazione spalanca davanti a noi un autunno feroce in faccia ai proletari. Qui non è solo questione di reciproco riconoscimento o di intersezionalità, come si dice spesso oggi. Ciò che entra qui in questione è la necessità di tracciare un comune piano di consistenza, una comune pratica dell'obiettivo, nei quali il rifiuto della guerra, la lotta per il reddito e per i diritti sociali, la ridefinizione del posizionamento geopolitico europeo si facciano comune matrice di una produzione di soggettività e comune grammatica per la coniugazione delle lotte. Ci sono tre punti fermi sui quali vorrei fermarmi in questo proposito. Il primo: la convergenza non è un processo additivo, un processo semplicemente aritmetico, come abbiamo già visto in parte. Essa non fa segno a una semplice sommatoria di posizioni, ma alla capacità di ridescriverle e di puntare oltre. Ed è proprio nell'esperienza latinoamericana, per esempio, di Non Una di Meno, o nell'incrocio tra le mobilitazioni operaie e le lotte ecologiste, rivendicato con un evidente e coraggioso superamento della tradizionale e ricorrente contrapposizione tra il movimento operaio e l'ambientalismo, che ha in particolare caratterizzato in questi mesi le iniziative del collettivo di fabbrica GKN, che noi riconosciamo una significativa anticipazione nel cogliere questa necessità. Questo mettere assieme forze nuove, forze operaie ed ecologiste, forze femministe e tutto il resto.
Il secondo punto riguarda il rifiuto della guerra. Ci sembra del tutto paradossale lo straniante silenzio che accoglie il minaccioso riemergere dello spettro nucleare. Anche in questo caso non è al pacifismo come spazio presidiato che facciamo riferimento, ma alla possibilità di trasformare lo stesso pacifismo in potenza costituente, per sparigliare la paralizzante indecisione di chi non sa da che parte stare, da che parte assumere nello scontro tra imperialismo putiniano e imperialismo della NATO. Rifiutare la guerra significa rifiutare il piano sul quale il capitale globale combatte le proprie battaglie per l'egemonia. È straniante. Per me, ho 90 anni. Io sono nato sotto il fascismo, sono nato sotto la guerra. Ma pensare che oggi non si, che tutti, che i nostri figli non sono in piazza tutti i giorni a dire no alla guerra, no al pericolo nucleare, è una cosa che mi rende matto. Matto, non comprendo. E il terzo punto riguarda la forza. La convergenza non è fatta di linearità. Essa implica salti, rotture di fronte alla deriva fascista, che travolge molti, troppi paesi europei. La questione di una convergenza tra le lotte capace di trasformare l'identità e di materializzare l'interdipendenza della composizione di classe contemporanea in uno sciopero europeo contro la guerra ci sembra davvero essere una questione di assoluta urgenza. In Inghilterra, come si diceva giustamente un momento fa, abbiamo visto iniziare a saldarsi le lotte contro la discriminazione, le lotte per il salario e i movimenti Don't Pay. È anche sulla traccia di questi passaggi che riteniamo potersi trovare l'apertura di uno spazio di politicizzazione, di convergenza, capace di trasformare le posizioni, di inaugurare pratiche e spazi inediti e soprattutto di sedimentare contropotere. La convergenza è tale quando si dota di capacità di attacco. Bisogna riprendere il gusto del potere. Gli anni 70 sono stati questo, lotte di massa per il potere. E oggi non si parla più di questo, siamo tornati indietro, ma sulla nostra testa c'è solo morte, c'è solo promessa veramente di distruzione di tutte le nostre forme di comunità. Ciò che va conquistato è una posizione di effettivo contropotere. Contro la guerra e contro la logica che paralizza una presa di parola costituente una volta che si accesci l'ordine del discorso che impone di schierarsi tra aggressori e resistenti, tra vincitori e vinti, tra fedeltà atlantiche globali e antiimperialismo, no, non sempre conseguenti. Contropotere contro le scelte di politica economica che ricacciano sul lavoro dipendente e sui poveri i costi della crisi energetica, facendo pagare un prezzo particolarmente alto alle donne e ai migranti. Contropotere per la riconquista dei diritti sociali in una riscrittura dal basso di un nuovo welfare del lavoro e del non lavoro. Contropotere che attacchi la reiterata difesa della rendita finanziaria e che rivendichi i servizi sociali efficienti, una sanità pubblica radicalmente ristrutturata, il diritto alla casa e alla formazione. Convergere significa qui contribuire e farlo su un piano comune alla stesura di una carta dei diritti della moltitudine e inventare la prassi che possono renderla effettuale. Sia chiaro che tutto questo resta parola se non si nasce e se non si sviluppa attorno e attraverso delle istituzioni comuni. E gli istituti comuni sono gruppi di compagni che si mettono insieme nella continuità, nel tempo e sviluppano una capacità effettiva di resistenza e soprattutto di donazione di sé al movimento, di movimento ai poveri, al proletariato e del proletariato alla lotta, all'apertura di lotte di massa. Questo meccanismo
che passa dalla trasformazione di se stessi alla costruzione del comune e dalla costruzione del comune alla richiesta di potere, e quanto io credo in questi anni di silenzio e di mancanza di riferimenti organizzativi alti, che in ogni caso formato, che in ogni caso sconsolidato tra di noi nelle coscienze. Ed è questo che credo sia la cosa che chiunque abbia vissuto gli anni 70, chiunque abbia vissuto negli anni successivi la ricostruzione che abbiamo tentato fino al 2000, fino alle lotte di Genova e anche successive, in questa continuità italiana molto bella, che ha portato grandi sacrifici per tutti noi, ma anche grande gioia e grande possibilità di rinnovamento. Boh, per tutti questi, per ricordare tutto questo e ricordare Ollolo all'interno di questo movimento. Ecco, vi ringrazio di avermi fatto intervenire, compagni, mi dispiace di non poter continuare la discussione con voi, perché come vedete io sono abituato, sono ormai legato come un cagnolino al gas e all'ossigeno che mi tengono in vita. Grazie, arrivederci.